Molte di queste lastre erano con delle muffe, erano magari con parti mancanti, erano comunque rotte, quindi danneggiate, e Vito comunque aveva delle immagini in mano comunque significative e voleva recuperarle tutte, quindi è stato un lavoro molto difficoltoso anche quello proprio di andare in post-produzione poi con gli strumenti moderni fondamentalmente di fotoritocco a togliere tutti i residui di muffa, a togliere quelle che potevano essere delle incrinature del vetro, quindi anche andare a cancellare questi segni del tempo. Erano dimenticati fondamentalmente in questo magazzino, in questa cantina del convento della Santissima Trinità, da vari decenni ormai, quindi comunque anche se protetti dalle intemperie, per carità, però comunque l'umidità, la polvere, sono tutte cose che sicuramente danneggiano sia il vetro stesso ma anche l'emulsione d'argento che c'è sopra, perché comunque sulle lastre in vetro per fare le foto venivano proprio spalmate a mano delle emulsioni di bromuro d'argento. Siamo in fondo alle manifestazioni per il 50° del Fotoclub. È l'ultimo atto di questo 50°. Io sono entusiasta di questa cosa e ringrazio veramente tutti chi ci ha collaborato, l'amministrazione comunale, l'accademia, le banche che ci hanno sostenuto, tutti quelli che veramente hanno dato un apporto. Don Galaurchi perché a distanza di 2 anni avevamo fatto la prima mostra è stata fatta con l'apporto del nostro socio Vito Garzi, che aveva scannerizzato tutte queste fotografie e si era dato veramente da fare per poter fare. Vito Garzi ha mancato, ma prima che mancasse mi ha supplicato a me, Enrico Venturi, di fare una pubblicazione su questa cosa. Ci siamo riusciti a distanza di anni e questa mostra e il libro che andremo a presentare mercoledì prossimo nella sala Medicea del museo è dedicata a lui. Questo per noi e non solo a lui perché era un grande fotografo, un grande appassionato di fotografia, ma perché era una grandissima persona. Si possono fare mostre a Cortona e sinceramente mostre di un livello molto molto alto. Possiamo vedere le foto di fine 800 e primi del 900 grazie a un ritrovamento che è stato fatto poco tempo fa, ma grazie anche a coloro che hanno sviluppato poi con le lastre queste bellissime foto che possiamo vedere nelle pareti della location Palazzo Ferretti. Un grazie di cuore, perché il Fotoclub non manca mai di essere a supporto dell'amministrazione comunale e, come possiamo vedere, è anche un aspetto culturale, non solo visivo. Quindi grazie ancora a tutti quanti.